Buonasera e benvenuta nel salotto di Effetto Notte a Giuliana Desio. Buonasera. Al cinema con due film, vorrei vederti ballare, ci vediamo a casa. Allora, io abbandono subito il signor Desio, se me lo consente, e passerei al Giuliana. Giuliana, è vero o no che spesso ti hanno un po' identificato con dei ruoli da cattiva, insomma, o non è vero questa cosa? Ma è vero o non è vero, sai, sono 34 anni che navigo, per cui in 34 anni, negli ultimi anni, devo dire, la televisione, credo che sia successo da... Dunque, è successo che una volta ho fatto un film che si chiamava Cattiva, ecco, dove tra l'altro il personaggio era tutto tranne che cattiva, il film era provocazione, il titolo era provocazione, era proprio a contrasto. Quindi, e poi una cosa che mi ha proprio dato veramente l'imprinting di Cattiva, sicuramente, che è arrivata dopo 20 anni di carriera in cui avevo fatto di tutto, è stata una fiction televisiva di grande successo, che è stato Il Bello delle Donne, nella quale io interpretavo un personaggio moralmente discutibilissimo, indifendibile. Poi voglio dire, è un discorso che io mi trovo a fare da tanto tempo, cattiva, buona, cioè, diciamo che io ho la fortuna entro me di avere un bagaglio stratificato di colori, no? Cioè ho tanti colori e questi colori ce li metto, insomma. Va bene, allora questo tema lo svilupperemo nel corso di questa puntata, però adesso facciamo un salto nel passato e scopriamo alcune cattive doc, eccole qua. Sono poche le attrici che hanno resistito nella loro carriera alla tentazione di interpretare il lato oscuro, spesso malvagio, di personaggi femminili disposti a tutto per raggiungere i loro obiettivi. Seduttrici e manipolatrici, la caratteristica comune è la loro volontà di non assoggettarsi all'uomo, anzi di rovesciare uno schema che le vorrebbe succubi. Nei film spesso sono punite per non avere un cuore, ma è difficile non stare almeno per un attimo dalla loro parte. Farne un elenco esaustivo è impossibile. Ne ricordiamo solo alcune, cattive del passato rimaste nella memoria cinematografica. Pensavo a quella donna lassù e a come mi aveva guardato. E volevo vederla ancora, da vicino, senza quell'odiosa scala tra di noi. Icona di tutte le Dark Lady è Barbara Stanwyck della Fiamma del Peccato di Billy Wilder. Il suo braccialetto alla caviglia ossessiona il complice Fred McMurray. Con lui organizza la morte del marito in un supermercato per intascare una doppia assicurazione. È andato tutto bene, ho in tasca la polizza infortuni. Non ho mai amato nessuno, sono guasta dentro, dice nel momento della resa dei conti. Ma il suo sguardo rivela altro. Che vuoi, baby? In quegli anni un'altra donna perduta esplode sugli schermi e Lana Turner nel Postino suona sempre due volte. Anche qui una seduttrice che usa un uomo per uccidere il marito. Guardiamo il suo ingresso in scena, memorabile. Non c'è scampo per il povero John Garfield. You drop this? Mm-hmm. Thanks. La grande Bette Davis comincia subito, nei suoi primi film, a familiarizzare con i ruoli di donna abietta ed egoista, da piccole volpi a ombre malesi. Ma sarà Robert Aldrich ad affidarle un ruolo magistrale negli anni 60, in Che fine ha fatto Baby Jane. Aldrich la accoppia con un'altra diva, sua rivale di sempre, Joan Crawford. La Jane di Bette Davis, alcolizzata e mentalmente disturbata, è una maschera gotica impossibile da dimenticare, come questa scena e la sua macabra risata. Sai che abbiamo i topi in cantina? Allora, devo dire che, ecco, le nostre attrici non l'hanno voluta vedere questa scena perché si sono spaventate. Il topo no. E allora però io parto da Fulvia e domando questo. Le cattive che abbiamo appena visto, compresa poi la mitica Baby Jane, sono davvero tali? Perché poi, insomma, anche il film poi ribalta, no? Sono proprio cattive o Le cattive sono personaggi molto sempre interessanti e secondo me a me piacciono. Cioè sono delle figure anche appunto nel cinema che mi attirano moltissimo. Poi dopo quando uno va... un po'
po' poi a scavare anche nelle loro vite private dietro la costruzione dello star system, no, hollywoodiano, che come sappiamo cercava di appiccicare poi sempre dei ruoli e delle immagini alle attrici, si trovano delle storie molto interessanti. Cioè, per esempio, Bette Davis ha intrapreso delle vere battaglie, per esempio contro la Warner, no, perché lei sapeva che poteva dare il meglio interpretando quel determinato tipo di ruoli. Ebbe addirittura il coraggio di rompere un contratto con una major di potere pazzesco. Quindi, insomma, nascondono storie di vita interessanti, quindi mi attirano. Sentiamo il nostro club chi preferisce. Allora, voi chi preferite, i buoni o le buone o le cattive, Fabio? Beh, io sono sempre, diciamo, sono sempre stato dalla parte dei cattivi, ma i cattivi quelli proprio super cattivi. Penso a personaggi come Misery o Misery non deve morire, o Hannibal Lecter, oppure il Joker di Batman. Cioè, insomma, vabbè. Senti, speriamo che le nostre mostri ragazze con esatto questi visetti angelici preferiscano, facciano scelte di ecco, i buoni. I ecco, buoni. Allora, Laura, tu? Io adoro il lieto fine, di solito il lieto fine sia con i buoni, ad esempio parlava di Joker, io invece ho sempre patteggiato per Batman. Però quindi bisogna vedere se Batman è buono, va bene, mezzo a buoni. No, io adoro talmente i buoni che per essere sicura di vederli in azione spesso e volentieri vado al cinema a vedere i cartoni animati. E quindi tra La strega e Biancaneve? Biancaneve. L'adesivo chi preferisce? I buoni o i cattivi? Le buone o le cattive? Io preferisco i personaggi che la gente non riesce a giudicare, cioè personaggi ingiudicabili. Io adoro gli ingiudicabili, cioè quelli che fanno delle cose terribili e poi improvvisamente fanno delle cose meravigliose. E siccome nella vita è così, perché certo poi il bipolarismo penso che sia la malattia del secolo, ecco, mi piacciono i bipolari molto. Va bene, il panorama cinematografico ne offre parecchi. Allora, io penso che tu di cattive al cinema ne avrai viste un po', perché vediamo un po' se sono stato informato bene, la tua passione per il cinema è nata proprio da piccola, no? Perché tu al cinema ci andavi da sola, da piccola, da bambina, andavo, è così? Perché abitavo in un palazzo dove c'era il palazzo di un cinema, per cui ero al quinto piano, al piano terra, insomma c'era il cinema, per cui era una serie di palazzi, perché io restavo nello stesso condominio, mia madre mi lasciava scendere a vedere dei film, no? E andavo tutti i giorni dopo aver fatto i compiti, e quindi io per anni, anni e anni mi sono cibata, tra l'altro negli anni in cui ero ragazzina, bambina proprio, cioè negli anni 70, primi anni 70, mi sono cibata di tutto il buon cinema che c'era in quella scuola straordinaria. Straordinaria, anche perché io avevo, insomma, un accordo con la cassiera, per cui anche quelli un po' proibiti, insomma, mi piaceva. Ti faceva passare, chiudeva un occhio. E quindi io mi sono vista di tutto, ma vuol dire l'alto e il basso, certo, cioè proprio il celeste e il pedestre. Negli anni 70, che certo è, secondo me, è proprio la scuola migliore per usufruire del cinema. Cioè io guardavo i film di, non so, a quell'epoca c'erano i film con i Musicarelli, si chiamavano, mm-hmm, quelli con Gianni Morandi, con Laura Frichian, no? E poi guardavo, insomma, ero capace di guardare un film di Kurosawa, di Bergman, di Fellini, di essere completamente ugualmente affascinata, forse un po' di più. Hai avuto una scuola eccezionale. Allora, è anche una carriera lunga, come ci dicevi, fatta di incontri indimenticabili. Io ne voglio ricordare una, abbiamo preparato anche una foto. Allora, Marcello Mastroianni, qui in TV, non al cinema, un bacio lunghissimo per questo film per la televisione, Le mani sporche, eccolo qua, me lo racconti questo? Il mio primo bacio cinematografico. E sei stata fortunata. Beh, sì, devo dire che sono stata fortunata. Il mio primo è anche uno dei più lunghi, perché siccome avveniva all'interno di un piano sequenza, ora io spero che la gente che guarda questa trasmissione magari sa vagamente cosa comunque sia un piano sequenza. Diciamo una sequenza senza interruzione. Una sequenza senza interruzione, no? Molto lunga. E questo piano sequenza era molto complesso e durava un quarto d'ora. E verso la metà di questo piano sequenza c'era questo lungo bacio, lunghissimo bacio tra noi due, che poi finiva con l'entrata di mio marito in scena, ecco, che ci trovava a baciarci e lo uccideva, per ecco cui poi c'erano le guardie del corpo di lui, si ingaggiavano a lotta. Abbiamo provato per una settimana questo piano sequenza, quindi intanto per una settimana abbiamo provato questo bacio, dopodiché abbiamo cominciato a girarlo. E siccome tu sai, in un piano sequenza può succedere facilmente che succeda qualcosa al terzo, al quarto, al quinto minuto, per cui bisogna rifare. Succedeva sempre qualcosa dopo il bacio, per cui noi continuavamo a baciarci, a baciare. Wow. Quindi io posso dire che sei una delle donne che ha baciato di più Marcello Mastroianni. Ecco, vedo che qui c'hai tutta l'invidia del nostro grande inizio, splendido inizio. Allora, un altro incontro con un grandissimo attore, anche qui una foto, Massimo Troisi. Scusate il ritardo, allora chi me lo rievoca velocemente questo film, Fabio? Scusate il ritardo, c'è Massimo Troisi, appunto, vince
Vincenzo, che è disoccupato, non ha alcuna voglia di lavorare, ma è tenuto dalla famiglia. La sua apatia, per così dire, verrà turbata dalle vicissitudini amorose del suo amico Lello Arena e dall'arrivo di Anna, appunto interpretata da Giuliana Desio, che è uscita da una storia d'amore e cercherà di ritrovarlo con Vincenzo. L'ha raccontato bene? Sì, più sì, o meno. Sì, l'ha raccontato bene. Il film poi è in realtà una sorta di all'epoca scrissero di Oblomov moderno, nel senso che lui era un po' questo personaggio un po' incapace di amare, soprattutto non tanto incapace di amare quanto incapace di esprimere, che poi è tipicamente maschile, insomma, sì. il proprio aveva precorso molto i temi. Allora, sì, aveva precorso molto i temi. Vediamone un momento e poi ne parliamo ancora. Scusate il ritardo, eccolo qua. Lo sai che sono contenta che sei venuto? Ieri ero un po' triste. Ma veramente pure oggi. Ho passato tutto il giorno a piangere, non riuscivo a fermarmi. Com'è? Quando piangi non ti fermi? Boh. No, è che negli ultimi tempi non sono stata molto bene. Poi c'è stata una storia d'amore che è finita male, allora. Oddio, finita male. Forse è solo finita, io non mi sono ancora abituata. Ho capito. Ma guarda, ce ne parliamo proprio, guarda, c'è sta una amica mia, Tonino si chiama. Cioè, issa proprio male. Cioè, peggio, piagna sempre. Allora me lo devi far conoscere, così piangiamo un po' insieme. Te lo presento, no? Se vuoi, tanto. Allora, Giuliana, qual è il tuo ricordo di Troisi? Anche qui c'era un lungo bacio che ricorderò sempre su questa spiaggia, anche perché era un bacio accoppiato a una battuta che è rimasta storica, una delle tante battute che ancora oggi per strada mi sento ripetere anche dai ragazzi giovanissimi, perché poi Troisi abbiamo visto ormai un personaggio che, come si dice, attraverso le generazioni i suoi film sono visti dai ragazzi di 20 anni oggi. E che ricordo di Troisi? Guarda, sono una vita che mi chiedono di ricordare Troisi e io non riesco mai a trovare le parole giuste, nel senso che le parole giuste possono essere che è stato forse di tutti gli attori con cui ho lavorato nel corso di tanti anni, ho lavorato veramente, ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandi, forse con i più grandi, Massimo è quello che mi ha spiazzato di più. Cioè, io devo dire, vabbè, quando ho fatto il film con lui ero in un momento molto difficile della mia vita, ma non sto qui ad aprire una biografia sulla mia vita, però insomma diciamo che stavo vivendo un lutto, quindi un lutto gravissimo, e quindi stavo veramente male, purtroppo, è sempre stata una mia grande... La perdita grande... di un tuo compagno. Sì, la perdita del mio compagno, regista, a sua volta un grande regista, insomma, che sta... Ed è successo proprio che lui se n'è andato durante le riprese del film, quindi io ero veramente in uno stato penoso. Però, a prescindere da questo, quindi ero un po' fragile, mi dispiace sempre di aver avuto il privilegio di lavorare con Massimo in un momento in cui magari non me lo sono potuto godere come avrei potuto, non ho potuto giocare alla pari perché ero un pochino debole, però è stato un attore che in realtà avrebbe potuto mettermi in difficoltà, nel senso che aveva dei tempi talmente spiazzanti, talmente imprevedibili, originali, anticonvenzionali, che un partner rischiava facilmente di fare una brutta figura vicino a lui. Ecco. Fulvia, amatissimo. Beh, tutto. No? Sì, questo sicuramente, ma credo che forse quel tuo momento, comunque quel tuo modo di interpretare il personaggio si addiceva perfettamente al film e anche al mondo di Troisi, che è venato di malinconia. Lì ce n'era tanto. Cioè, voglio dire, le storie raccontate da Troisi è quel tipo di napoletanità malinconica, insomma, con il rimpianto di forse di come si potrebbe essere, non si riesce ad essere, che invece era interpretata perfettamente da lui, ma anche da Giuliana, proprio forse per questo. Per questa malinconia personale. Il mondo che invece c'era sempre, no, nelle sue storie. No, e poi ha raccontato una condizione maschile, no? Diciamo dimostrando di sapersi mettere in discussione, cosa che non tutti gli uomini sanno fare.